Ragazzi, prima di passare ai fatti, volevo informarvi che per quanto riguarda i guadagni, sono tutte delle stime e non si può dire con esattezza quanto prendano davvero, ma all'incirca i numeri sono quelli. Nel video di oggi vedremo per appunto 5 piccoli ma grandi youtuber che grazie alle loro abilità nell'intrattenere il pubblico, postando video su YouTube e soprattutto grazie alle sponsorizzazioni, riescono a mantenere alla grande le proprie famiglie, perché sono diventati milionari. Numero 5. BabyTees4. Con oltre 1 milione di iscritti e 1 miliardo di visualizzazioni, questo canale vede in primo piano 2 bambine che recensiscono caramelle, dolci e quant'altro, e fanno dei video anche molto divertenti, che hanno ottenuto fino ad ora molto successo. Il canale di queste 2 piccole youtuber possiede 12 video con oltre 10 milioni di views e 90 video con oltre 1 milione di views. Pensate che il loro video più popolare ha raggiunto addirittura le 100 milioni di views. Grazie alla loro personalità, queste 2 bambine sicuramente riescono a mantenere alla grande le loro famiglie, dato che guadagnano tra i 100 e i 150 mila dollari all'anno. Numero 4. EvanTube HD. Di stelline su internet ce ne sono in grande quantità, ma lui è in assoluto uno dei bambini più popolari e forse in realtà non ne avete mai sentito parlare. Evan ha 10 anni e guadagna una marea di soldi commentando giochi e facendo unboxing di giocattoli e postando brevi sketch. In 5 anni il suo canale ha totalizzato quasi 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni, guadagnando grosso modo tra i 180 e i 220 mila dollari all'anno. Tutto è nato per gioco, ma ora il gioco si è fatto dannatamente serio. Numero 3. Matty B. Raps. Non so voi ragazzi, ma a me sentire le sue canzoni non è che faccia impazzire più di tanto, ma sta di fatto che questo ragazzino biondo dagli occhi azzurri, con il suo modo di fare rap un po' così, ha riscontrato veramente molto successo, tanto da farlo diventare milionario. Ha 6.8 milioni di iscritti, e ripensandoci ancora, lui con questa tipologia di video, ecco, riesce a portare a casa tra i 250 e i 300 mila dollari all'anno. Veramente incredibile e gli faccio i miei complimenti. Numero 2. Family Fun Pack. Il canale di Family Fun Pack è un canale in cui partecipa tutta la famiglia, ma diciamo che si focalizza principalmente sui loro 5 bambini, che vengono ripresi per appunto dai genitori mentre fanno dei viaggi, mentre giocano o si divertono a preparare i dolci. Insomma, fanno molte cose che attira un sacco di visitatori. Con 3 milioni di iscritti abbondanti e con 6 miliardi e mezzo di visualizzazioni, si stima che questa incredibile famiglia porti a casa annualmente una cifra che si aggira tra i 2 e i 6 milioni di dollari. Numero 1. Ryan's Toys Review. Ryan a prima vista potrebbe pur sembrare un bambino di 3 anni, ma sta di fatto che lui guadagna ancora di più del canale che abbiamo visto in precedenza. Il canale di Ryan è senza dubbio uno dei canali che sta crescendo maggiormente e soprattutto uno tra i pochi che riesce ad attirare al giorno 15 milioni di utenti. Ragazzi, per farvi un esempio pratico, Ryan riesce a fare quasi il doppio delle views che fa PewDiePie, considerando che quest'ultimo ha 47 milioni di iscritti contro i 4 milioni di Ryan. Insomma, è veramente stupefacente come un bambino che recensisce giochi possa portare a casa tra i 5 e i 10 milioni di dollari all'anno. Ragazzi, se volete lasciatemi un commento dicendomi cosa ne pensate a riguardo e cosa fareste voi se foste al posto loro. Grazie per la visione e alla prossima!